Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, dedicato all'apprendimento della lingua russa. Oggi esploreremo un argomento fondamentale per coloro che stanno imparando il russo, gli aggettivi dimostrativi. Questi piccoli ma potenti strumenti linguistici ci aiutano a indicare oggetti e persone in modo specifico nella conversazione. Quindi, se siete pronti a scoprire tutto sugli aggettivi dimostrativi in russo, continuate a guardare. Gli aggettivi dimostrativi in russo, come in tutte le lingue, servono a indicare o a dimostrare specifici oggetti o persone della conversazione. In russo ci sono due principali aggettivi dimostrativi, che è этот, significa questo, quando si fa riferimento a un oggetto o una persona che è vicino a chi parla. Quindi, questo libro, эта книга. Femminile. Questa casa, этот дом. Questo uomo, этот мужчина. Тот significa quello, quando si fa riferimento a un oggetto o a una persona che è lontano da chi parla o che è già stato menzionato in precedenza nella conversazione. Per esempio, quella macchina, та машина. Quel uomo, тот мужчина. Quel edificio, то здание. Prima di procedere, voglio ricordarti di lasciare un like se stai trovando questo video utile. Finora è un piccolo gesto che mi aiuta molto a fare crescere questo canale e a portare più contenuti di apprendimento della lingua. Inoltre, se hai domande o commenti, non esitare a scriverli nella sezione dei commenti qui sotto. Ovviamente sarà piacevole rispondere alle tue domande e interagire con te. Quindi metti like, commenta e continua a imparare con me. Gli aggettivi dimostrativi cambiano la loro forma per concordare con il genere e il numero del sostantivo a cui si riferiscono. Questo significa che l'aggettivo etat si coniuga in modo diverso quando il sostantivo è maschile, femminile o neutro e quando è singolare o plurale. Lo stesso vale anche per l'aggettivo tot. Ecco alcuni esempi di come gli aggettivi dimostrativi cambiano in base al genere e al numero. Questo uomo, этот мужчина. Questa donna, эта женщина. Questi uomini, эти мужчины. Queste donne, эти женщины. Quella casa, тот дом. Quella macchina, та машина. Quelle case, те дома. Quelle macchine, те машины. E non dimentichiamo il neutro, это окно. Questa finestra. То окно, quella finestra. Ricordate che la concordanza tra aggettivi dimostrativi e sostantivi è essenziale per rendere la vostra comunicazione in russo precisa e corretta. Spero che questa spiegazione e gli esempi vi aiutino a comprendere meglio gli aggettivi dimostrativi in lingua russa. Se avete domande o desiderate ulteriori spiegazioni, non esitate a commentare qui sotto. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati su altre lezioni di lingua russa e altri contenuti correlati. Grazie per avermi seguito oggi e buon apprendimento della lingua russa. Ci vediamo al prossimo video. Paka paka!